tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video su Metal Dog Channel. Oggi parlerò brevemente di questa bellissima serie che sta spopolando su Netflix, ovvero Dahmer, il mostro. Questa serie che appunto narra tutta la storia del mostro di Bill appunto Jeffrey Dahmer, che è uno dei serial killer più famosi della storia. Ha ucciso 17 persone. Tutti uomini omosessuali e è diventato davvero un'icona, a tal punto che il suo cervello è stato, dopo la morte, è stato studiato per vedere appunto quello che può passare nella mente di un individuo simile per arrivare a fare tanto. Detto questo, questa serie narra un po' tutta la storia di Jeffrey Dahmer da quando è adolescente fino alla morte, però non in un modo lineare, nel senso che innanzitutto è una serie sviluppata da Netflix, quindi si trova su Netflix, composta da 10 episodi di un'ora ciascuno, e Jeffrey Dahmer è interpretato da un Evan Peters davvero in ottima forma, famosissimo ormai per i suoi ruoli nelle varie stagioni di American Horror Story e più di recente in WandaVision. Dunque, il primo episodio si apre con già tutto sparato, con l'ultimo omicidio che commette Jeffrey Dahmer fino a quando poi viene arrestato. Qui in carcere comincia un po' a raccontare in tutto, perché d'altronde Jeffrey Dahmer è famoso anche per essere uno dei pochi che ha veramente confessato tutto, si è veramente giudicato colpevole, tanto che lui stesso aveva chiesto di essere giustiziato sulla sedia elettrica. Ma detto questo, bisogna dire che è una serie davvero molto molto coraggiosa. Uno, perché devo dire che è una serie che ha un fortissimo impatto visivo, le scene della violenza sono molto molto crude, e anche girate in un determinato modo che può davvero incutere terrore. Ci sono alcuni episodi che sono veramente pesanti, alcuni episodi che sono magari un po' lentini perché si concentrano di più sui genitori oppure sulla vicina, eccetera. E appunto di questo devo dire che è una serie che, oltre a sviluppare benissimo il personaggio di Jeffrey Dahmer, d'altronde bisogna dire che io ho visto un po' nei documentari eccetera come era il vero Jeffrey Dahmer anche nel processo. Devo dire che Evan Peters ha fatto davvero un ottimo lavoro, sembra veramente lui, perché alcune persone hanno detto che Evan Peters è stato un po' troppo sopra le righe, lo ha interpretato in una maniera un po' lenta, anche con il modo di parlare, ma il vero Jeffrey Dahmer era esattamente così, quindi lui stava recitando il vero Jeffrey Dahmer. Detto questo, anche tutte le scene del processo sono abbastanza veritiere, compresa quella famosissima scena in cui una delle sorelle delle vittime quasi impazzisce e gli inveisce contro, che d'altronde questa persona, vedendo la serie su Netflix, ha detto che non ha molto apprezzato la scena perché gli è ricordata proprio tutto quello che lei ha vissuto in quel periodo. È una serie che ha avuto, nonostante il nome successo su Netflix, una delle tre serie più viste di sempre su Netflix, ma ha avuto anche qualche critica, più che altro sia perché vogliono in un certo senso mettere tutta questa violenza al centro dell'attenzione e fare uno show su tutta questa violenza. E soprattutto per la parte razzista che si incomincia a intravedere più che altro da metà serie in poi. E devo dire che questo qui è stata anche una scelta abbastanza coraggiosa, perché gli americani non sono così famosi di avere coraggio di ammettere di essere, diciamo, come in questa serie, di far vedere che effettivamente c'è del razzismo allora come oggi. Ma detto ciò, c'è un bel po' di parte romanzata, però la parte reale è molto di più sotto questo aspetto.
Devo dire che forse a volte il racconto tramite flashback non lineare a volte può confonderti, perché magari vedi una cosa in questa puntata, poi 2 puntate dopo tornano lì, ma nel frattempo hai visto cose di mezzo, cose d'inizio. Però devo dire che comunque tutto sommato è anche un modo molto molto particolare che ha questa serie. D'altronde l'autore è Ryan Murphy, lo stesso della serie American Horror Story. La regia bellissima, d'altronde molti episodi della serie sono stati diretti da Jennifer Lynch, la figlia di David Lynch, che ha già diretto tantissimi episodi sia di American Horror Story sia di Walking Dead, eccetera. E detto questo, i personaggi sono molto molto reali, molto molto ben caratterizzati, la sceneggiatura è molto molto studiata, c'è stata una ricerca profonda di tutta la vicenda Dahmer. E questo ha portato ad essere una serie davvero molto molto interessante. Ora, al di là delle critiche, appunto, ripeto, una serie coraggiosa per quanto riguarda alcune tematiche come quella del razzismo, o anche come appunto tutte le scene in cui fa vedere come uccide le persone, una serie che incute terrore. Una serie che mette angoscia e mette anche depressione, perché alla fine viene mostrato anche moltissimo anche tutto il lato privato di Jeffrey Dahmer, da quando stava con i genitori, i problemi della madre che era sempre sotto cure psichiatriche, la famiglia che poi ha divorziato, lui che per tanto tempo è vissuto da solo, tutta poi la vicenda dei vicini che si lamentavano della puzza dove lui uccideva i cadaveri, fino poi a quando appunto è stato arrestato. Diciamo che queste sono cose che si vedono già dal primo episodio, quindi non è che sto facendo grossissimi spoiler. Poi alla fine la storia di Jeffrey Dahmer è quella, non è che ci sia da fare tantissimi spoiler. Detto questo, anche la colonna sonora della serie è molto apprezzata. Sono stati molto molto sviluppati anche le varie vittime, o meglio, sicuramente le vittime più famose di Jeffrey Dahmer, con episodi davvero anche molto dedicati su di loro, anche i familiari delle vittime, proprio anche a livello di look, sono veramente quelli, se si vedono poi le varie scene documentaristiche girate appunto nel processo. E detto questo, voglio ricordare che proprio oggi, quando sto girando il video, il 7 ottobre 2022, è uscita anche una serie documentaristica su Jeffrey Dahmer, composta da 3 episodi, ovviamente doppiata, e quindi è sicuramente da vedere anche quella. Detto questo, vabbè, alla fine è una serie molto molto nota, io penso che la maggior parte di voi l'abbiamo già vista, chi non l'ha vista spero di averli incuriositi a vedere. Detto questo, grazie per la visione, fatemi sapere nei commenti se l'avete vista, se non la vedete, l'effetto che vi ha suscitato, anche cosa pensate delle critiche magari. Noi ci vediamo tutti al prossimo video, condividetelo con gli amici, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon weekend!